Ragazzi, ma io vi ho mai fatto vedere la lattina della Red Bull con Ryu di Street Fighter. C'ho anche quella di Ken. Cioè, queste non si bevono, restano lì da esposizione, da collezione. Signori, bentornati sul canale Grinone. Cacciamo fuori sti overall. Cacciamo fuori sti benedetti overall di FIFA 19. Premessa. A parte che adesso non so neanche cosa vi mostrerò, se un elenco col nome o una grafica della carta, perché non ho le statistiche delle carte, ragazzi. Gli overall sono presi dalla modalità kick-off. Mi sono fatto gli screen delle squadre in velocità perché non potevo stare lì una settimana a farle tutte. In descrizione poi c'è il link o nel primo commento al video di Justice, che vi farà vedere altre squadre della Serie A diverse da quelle che andremo a vedere noi in questo video qua. È uscito adesso in contemporanea, quindi mi raccomando, dopo, quando è finito questo video qua, sotto nei commenti tac, clic e via a vedere il video di Justice. Quindi ripeto, non ho idea di come vi metterò la grafica. Vi metterò sicuramente l'overall, chiaramente, e il ruolo. Lo ridico perché c'è bisogno di ripeterle certe cose. Questi sono presi dalla modalità kick-off. Non posso mettervi le immagini perché sennò mi arrivano strike al canale, perché comunque c'è A, l'embargo, B, gli overall non per me stesso ma per altri, e quindi meglio evitare incomprensioni. Ci sono degli overall soprattutto per quanto riguarda i tifosi del Napoli, che secondo me vi viene una erezione. Direi di cominciare però da una squadra che mi ha deluso generalmente, quindi adesso vi si è un po' flosciato, però parliamo della Roma comunque, ragazzi. Allora, Olsen in porta a un 75. Non sto a dirvi upgrade o downgrade rispetto a FIFA 18 per tutte le carte, perché A, non me lo ricordo per tutti, e B, il video durerebbe 27 minuti e mezzo dilatati poi nello spazio-tempo per non so quanti anni luce, chi lo sa. Anche perché gli anni luce misurano la distanza e non il tempo. Comunque, Kolarov 82, Fazio 82 anche lui, Manolas, signori, 85, not bad, Florenzi, terzino destro, 82, a centrocampo De Rossi, CDC, è un 83, poi abbiamo Pastore che ha un 82, signori, messo come centrocampista centrale. Strootman, anche lui ovviamente centrocampista centrale, ha un 83. Poi abbiamo alla sinistra Esharawi, è 81. Alla destra Cengiz Under ha un 77, potrebbe essere un bel buggato. Davanti il signor Edin Dzeko, upgrade di un punto per lui, arriva ad 85. Quindi Dzeko e Manolas con 85 sono i due giocatori più forti della Roma. Ditemi già nei commenti, tifosi romanisti, soprattutto se siete contenti, scontenti, più contenti che scontenti, a metà, se è giusto o se è sbagliato. Secondo me Manolas 85 sarà un difensore veramente mostruoso. Poi abbiamo Perotti alla sinistra 81, Schick attaccante un 77, Justin Kluivert, perché non è Patrick Green, non so, mi sono sbagliato l'altra volta nel video quello delle promesse del calcio per la carriera. Vabbè, Justin Kluivert potrebbe essere un bel buggato, ha un 75 come ala sinistra. Cristante, centrocampista che è arrivato nel mercato, ha un 78 come centrocampista centrale. Marcano, il difensore, è un 82. Juan Jesus, chissà se sarà un buggato, ha un 78. Mirante a 80, quindi il portiere più forte della Roma è Mirante con 80. Pellegrini, centrocampista, signori, un 78 anche lui, come CC. Come COC c'è il giovane Zaniolo, che vi consiglio, quindi per la carriera, con un 64 di overall. C'è ancora Gonalons, perché i trasferimenti non erano stati tutti completati nella versione che c'era lì, che ha un 75 CDC, ma non gli interesserà nessuno. C'è il terzino sinistro Santon con 75. Poi c'è Karsdorp, terzino destro, con 76. C'è anche Ante Cioric, COC, signori, con 76. Interessante, anche già per la carriera, soprattutto. Pellegrini, terzino sinistro, è un 65, quindi anche qua si va a guardare la carriera. Fuzzato è un 66, il portiere. Poi, come giovanissimi, abbiamo Biandà, che è un 64, il difensore centrale. C'è Gionber, che è un 71, difensore centrale anche lui. C'è De Santis, che è un 60, difensore centrale. Terzino destro, Nura, io non so chi sia sta gente qua, signori. Poi c'è un centrocampista centrale che è Bordin, che è un 61. D'Urso, 64, COC.
e Boissier, che è un altro centrocampista centrale senza la faccia, come Nura senza la faccia, che è un 58. Questi sono quelli della Roma che c'erano nella modalità kick-off, ragazzi. Ripeto, a me ha deluso abbastanza. Fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate. Andiamo a vederci adesso invece la mia Inter, ragazzi. E qua c'è qualche sorpresina. Purtroppo non c'era ancora Keita, signori. Non sono andato neanche a vedere Monaco, quindi non saprei dirvi che overall aveva. Giocatore più forte dell'Inter in porta, Handanovic, 88. Quindi qua, signori, niente di chissà che. Asamoah, 79, terzino sinistro. Miranda, 85, dovrebbe avere downgrade di un punto, se non ricordo male. Skriniar, signori, Milan Skriniar, difensore centrale, segnatevelo col pennarello rosso, 85. 85, ragazzi, questo qua per le difese, a parte che dopo vediamo Koulibaly e segnatevi anche Benassia, ma per le difese Skriniar 85 potrebbe essere tanta roba. Versalico 81, ovviamente terzino destro. Qua a centrocampo ci sono Gagliardini con un 78, Vesino con un 80, abbiamo Perisic 86, signori, quindi niente upgrade per lui se non vado errato. Nainggolan dovrebbe aver perso un punto, anche qua se non mi ricordo male, perché è un 85, messo in campo come COC però, quindi poi bisogna vedere se la carta è un CC o un COC, ragazzi. Candreva 81, Mauro Icardi, signori, upgrade per lui, 87, non ci credevo neanche. Resto dei giocatori che c'erano nella rosa: Caramò alla destra, 73. Che siano ancora vivi gli argentoni buggati, chi lo sa. Borja Valero, 81, COC. Brozovic è messo come CDC, signori, ed è un 80. Poi c'è De Vrij, 84 per lui, difensore centrale, 76 Ranocchia. D'Ambrosio è messo terzino sinistro, è un 76, c'è Padelli con 74. Ovviamente volete sapere Lautaro Martinez, che overall ha un 79, ruolo ATT confermato. C'è Politano come ala sinistra, 80 di overall. C'è Pinamonti con 62, occhio per la carriera. Berni 64, se sarà ancora buggato, occhio per la carriera. D'Albert terzino sinistro 76, qua c'è ancora João Mario come COC 81. C'è anche Gnucuri con un 68, Di Gennaro portiere 67, Mulattieri giovane senza faccia completamente che è un 52, Pompetti che è un centrocampista centrale 52 anche lui, Belloni che è un esterno destro 61 e poi Bandini che è un terzino destro 59. Questi sono gli unici giocatori che c'erano anche come primavera. Passiamo adesso al Napoli, ragazzi, ripeto, tifosi del Napoli, quando dirò gli overall di Koulibaly e di Insigne sarete contenti. Quando dirò quello di Allan, un po' meno. Partiamo dal portiere perché Karnezis ha un 79 e fin qua possiamo andare subito avanti, no? Difesa, Mario Rui, 78, ovviamente terzino sinistro. Terzino destro, Isai con 81. Abbiamo Albiol, ragazzi, con 84. E poi abbiamo Koulibaly, 87. Una cazzo di bestia. Una belva dell'inferno, degli abissi infernali. Io non oso immaginare Koulibaly 87 cosa potrà mai essere in difesa, soprattutto su Ultimate Team. Il devastatore. Centrocampo, Fabian Ruiz l'hanno messo CC 81. Amsic rimane 87, ragazzi, centrocampista centrale. Quindi almeno non gli hanno dato il downgrade, perché conoscendo la EA sono un po' pazzi. Con Amsic poi hanno una storia, vabbè, lasciamo perdere. Allan, signori, 82, centrocampista centrale, 82, boh, non lo so. Caglione alla destra, 84. Mertens AT, signori, quindi no ATT, AT falso 9, è un 87. Prima di dirvi Insigne leggo la panchina, perché vi tengo un po' sulle spine. Allora, Verdi alla destra, 81, lo so, dai, non arrabbiatevi, ve lo dico comunque. Milik ATT 80, Zielinski centrocampista centrale 80 anche lui, Diawara 77, poi c'è Ghoulam terzino sinistro 81, Maximovic 78, Luperto difensore centrale 70, buono per le carriere, Malquita è un 76, c'è ancora Inglese qua, signori, che è un 77 a chi interessasse, c'è un portiere senza faccia, Contini, che è un 57, c'è Tonelli ancora che è un 77, Unas alla destra 73, Younes invece alla sinistra 75, anche questo potrebbe essere bagatissimo, chi lo sa. Centrocampista centrale Grassi 75, Bifulco
esterno destro 62, ATT negro senza faccia un 62, poi c'è Prezioso che è un 61, centrocampista centrale, e Vinicius che è un 63. Gli ultimi tre che ho detto senza faccia, questi sono gli unici che ci sono anche in panchina per quanto riguarda i giovani, altri non lo so se verranno inseriti. Ragazzi, Insigne ala sinistra è 88. Sono veramente curioso di vedere come sarà in Ultimate Team, perché Insigne 88, ragazzi, poi vabbè, Koulibaly 80, è mostruoso. Anche qua, signori, ditemi se siete contenti, se siete scontenti. Per prima per l'Inter non l'ho chiesto, ditemi se siete sicuramente Skriniar, io sono contento, Icardi 87, sono contento. Nainggolan bisogna vedere se lo variano da COC a CC. Ci sono dei giocatori molto interessanti, vi ripeto, andatevi a vedere anche i video di Justice, perché c'ha la Juve, il Milan e la Lazio, e là c'è da essere contenti e scontenti. Qualcuno l'ho imbroccato più di qualcuno, qualcuno l'ho steccato a bestia come Bonaventura. Vabbè, ma non vi dico niente, vi rimando al video. No, ripeto, nei commenti ditemi secondo voi se hanno fatto bene, se hanno fatto male, se sono messi bene, se sono messi male, qual è quello che vi fa più felici, qual è quello che vi fa più scontenti, chi si meritava l'upgrade, chi si meritava il downgrade, se Koulibaly è giusto 87, se Insigne è giusto 88, se Icardi è giusto 87, se qualcuno della Roma meritava di più, se vi va bene Manolas 85. Le mie prime impressioni sono che, come sempre in Serie A, abbiamo dei difensori centrali mostruosi, perché già qua abbiamo visto Skriniar 85, Koulibaly 87, Manolas 75, potrebbero essere tre veramente belve. De Vrij 84, vabbè, non vi dico nient'altro, vi mando di nuovo al video di Justice. Noi ci vediamo ad un prossimo video, come sempre, signori, mi raccomando, qualità. Ciao belli.